produrre carburante riciclando acqua su Marte. È questo il progetto che Techniker, una società spagnola che si dedica alla ricerca e allo sviluppo, ha presentato all'ESA sulla piattaforma che raccoglie idee innovative per applicazioni nello spazio. In futuro, gli astronauti dovranno vivere e lavorare in modo sostenibile sulla Luna e su Marte. Con queste distanze sarà impossibile dipendere dalle missioni di rifornimento che provengono dalla Terra, per cui l'uomo sarà obbligato a sfruttare le risorse locali. L'idea di Techniker è quella di realizzare un reattore, alimentato dalla luce solare, che con un sistema fotoelettrochimico ricicla l'acqua e utilizza l'aria del pianeta composta al 95% da anidride carbonica. Le molecole d'acqua vengono scomposte in idrogeno molecolare e ossigeno gassoso, e poi raffreddate fino a divenire idrogeno e ossigeno liquidi, ovvero un propellente. Le recenti esplorazioni sul pianeta rosso hanno confermato un'abbondanza di ghiaccio e sarà cura delle missioni selezionare i siti di atterraggio più adatti.